Sto ballerino pensionato mica si rimette a ballare per te, lo sai? Guarda che ti ho sentito benissimo.
Ma non è questo il punto. Io non posso rovinare la mia reputazione parlando con quattro ballerini improvvisati. Di me a ballare. È sembrato un gruppo di scimmie ammaestrate. No, ragazzi. Assolutamente, categoricamente no. Ok. Fresco. Non vi inquietate tutti, okay, eh? Sì. Ok, e allora... Me lo dice lei dove ritroviamo tre ballerini in meno di un'ora? Che tra l'altro dovranno anche imparare le coreografie. Sai che coreografie? Se sono fatti da sto pescone del coreografo le imparo pure io. Ivan, la vuoi smettere per favore? Sei insopportabile! Ecco, mi si rende conto delle stupidità che ti dice poi. Comunque, a parte gli scherzi, non è proprio possibile trovare un ballerino così sui due piedi e poi mica possiamo prendere il primo che passa. È vero, anche se ormai non abbiamo più tempo per far miracoli con le coreografie, quantomeno dovremmo trovare qualcuno che abbia certi requisiti fisici. Ma che c'è, boh? Basta essere stracciati, spontanei, del bell'aspetto, col capello che te sborazza, insomma. Sai che ti dico? Che? Abbiamo appena trovato il quinto ballerino. Dove? Oh, 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 o